Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su questo vloghettino assolutamente doveroso. Perché? Perché parliamo, come penso ormai saprete tutti, dell'annuncio dell'uscita appunto di Farming Simulator 25, in uscita, come vedete in sfondo, il 12 di novembre e preacquistabile già da ora. Allora, ci tengo a fare una piccola premessa. Per chi mi conosce da tempo sa già come la penso, per chi non mi conosce dovete sapere questo: come penso avrete visto da ciò che pubblico sul mio canale, io amo alla follia i simulatori. Nello specifico mi piace portare tanti generi differenti, survival, gestionali, city builder eccetera, ma per i simulatori ho sempre diciamo tra virgolette un occhio di riguardo, nel senso che mi sono sempre piaciuti, mi hanno sempre divertito il fatto di poter vivere una tra virgolette vita parallela, nel senso poter magari provare un lavoro che nella vita non faccio, una cosa che mi ha sempre affascinato. Quindi da qua diciamo la mia preferenza soprattutto per i simulatori. Calcolate che il mio canale partì con Farming Simulator, se non erro il 17 credo, questo per dirvi quanto mi possa piacere a me la simulazione agricola, anche se non sono assolutamente competente in materia, però devo dire che è una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo, anche perché abito di fianco a una scuola agraria, quindi vedo mezzi agricoli tutti i giorni e mi piacciono veramente veramente tantissimo. Vi ho sempre portato farming sul canale, anche se non magari in maniera costante, degli anni un po' più costante, degli anni un po' meno, però comunque vi ho sempre portato farming perché, come detto, è un genere che mi piace veramente tantissimo, non solo farming ma anche altri simulatori comunque agricoli che sono usciti nel corso di questi anni. Qual è fondamentalmente il problema? Il problema, tra l'altro faccio anche un'altra piccola parentesi, sono anche partner della Giants, questo giusto per dire quanto io sia e voglia essere sincero nell'esprimervi la mia opinione a riguardo. Detto questo, allora, qual è sempre stato il problema, soprattutto negli ultimi anni di Farming Simulator? A mio avviso il problema di Farming Simulator è che la Giants si è un po' addormentata sugli allori, nel senso che ha creato, e con questo dico tanto di cappello, in questi anni un brand veramente forte, ha dalla sua tutte le principali licenze di macchine agricole, ha una quantità di mezzi a disposizione che ogni anno aumenta e quindi diventa sempre più impressionante, il parco macchine che comunque il titolo mette a disposizione già nella sua versione vanilla, più ovviamente l'aggiunta di varie colture, animali che insomma nel corso degli anni abbiamo visto, e fin qua ribadisco tanto di cappello. Il problema qual è? Che negli ultimi anni ogni nuovo farming è fondamentalmente un update del precedente. Non ho mai visto veri cambiamenti, non ho mai visto accontentare la community che sta chiedendo ormai da anni un realismo maggiore all'interno di un gioco che si chiama Farming Simulator, non Farming Arcade, ma si chiama Farming Simulator, e quindi vorrebbe un'irrigazione, una maggiore attenzione e cura sulla fertilizzazione dei campi, uno stracacchio di terreno dinamico che ormai c'è pure nei giochi indie fatti da mezzo sviluppatore, che prendono uno sviluppatore, lo tagliano a metà e questo ti fa un cacchio di gioco con il terreno dinamico. Tutte queste cose purtroppo non vengono mai ascoltate. Cosa viene fatto? Viene fatto il nuovo farming, nuovi macchinari, nuove colture, tutto bellissimo, ma sono tutte cose che già abbiamo con le mod, e ne abbiamo molte di più di quelle che ci fornisce la Giants all'uscita del nuovo capitolo. Anzi, come è successo nell'ultimo farming uscito, hanno anche la brutta idea di prendere delle mod della Madonna, che sono delle mod veramente spettacolari come la Season, inglobarla di default nel gioco massacrando questa povera mod, perché l'ultimo farming è uscito con una Season che sinceramente faceva pena, perché non era una Season, era una Season per un quarto, perché oggettivamente, diciamo ragazzi, faceva cagare la Season che c'è su Farming, dai, diciamo la verità.
Quindi io continuo a sostenere che purtroppo la Giants, a mio avviso, questo mio modestissimo parere, se ne sta approfittando troppo dei modder e sta campando grazie ai modder, ma questa purtroppo è una cosa che a mio avviso non è corretta nei confronti di noi acquirenti, perché comunque io farming me lo compro. L'ultimo me l'hanno mandato stranamente, perché nonostante quello che gli dico contro, ogni tanto mi mandano qualche farming, ma se no io mi sono sempre comprato farming. Quindi da acquirente, da consumatore, vorrei sinceramente vedere un po' di sforzo in più, calcolando che ogni farming esce alla fine ogni 2 anni, lasciando stare la versione mobile che esce appunto a cavallo tra un farming e l'altro. Quindi sarà questa la volta buona? Io già rido perché so già la risposta, però vediamola insieme, perché adesso comunque le notizie sono pochine. Però poi, vabbè, vediamo le conclusioni dopo, traiamo le conclusioni alla fine. Allora, innanzitutto, ragazzi, io vi volevo far guardare il trailer, che penso l'avrete già comunque visto, però ce lo guardiamo un attimino insieme. We know it can be hard, and it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time. Man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. So beautiful it can help you see yourself and the world in all new ways. The art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah. It's pretty darn good. Is it missing something? Ok, questo è il trailer cinematografico, sempre molto bello, indubbiamente tutti i trailer di Farming sono sempre molto belli da vedere, questo assolutamente. Vediamo un attimino che cosa dice il sito. Qua abbiamo la preordine, la Collector Edition, con tutta una serie di gadget molto belli, per amor di Dio, perché c'è la copia fisica. C'è il tutorial per il modding, addirittura, quindi hanno inserito addirittura, giusto per facilitare un po' il compito dei modder, addirittura un tutorial su come moddare Farming Simulator, la New Holland in Gold Edition, gli sticker, portachiavi, addirittura il diciamo l'ignition lock, quindi la chiave USB, quindi voi inserite la chiave, vi vengono fornite anche le chiavi in questa scatoletta come se fosse quella della macchina. E su Farming si accende il trattore, quindi potete accendere i mezzi con questa cosa molto carina come periferiche. Questa è tutta un po' la parte della Collector Edition. Poi abbiamo ovviamente il discorso della season, quindi con nuove
macchine che verranno inserite. Allora, vediamo qua, il bundle anno 1 contiene Farming Simulator, il Season Pass, ovviamente 3 pacchetti di contenuti e un'espansione da estendere al gioco non appena verranno rilasciati i contenuti aggiuntivi. Quindi qua vediamo le solite cose che appunto aggiungono nel Season Pass, e in questo caso ce l'avete appunto compreso all'interno. Preordinando in tutte le versioni avete il McDonald's Pack, quindi come bonus. E adesso però vediamo un po' quali sono le particolarità. Come avrete già visto, diciamo dal trailer, il tutto si svolge in Asia, quindi ci sarà una nuova mappa in Asia. Quindi voi intraprendete una nuova sfida agricola in un lussureggiante paesaggio dell'Asia orientale pieno di risaie. Fatelo, costruire un impero agricolo in un ambiente nordamericano con un sacco di spazio aperto, continua, ti piace una posizione panoramica nell'Europa centrale e ok, quindi fondamentalmente saremo ambientati, le solite 3 mappe saranno in Asia orientale, saranno in ambiente nordamericano e nell'Europa centrale, quindi queste saranno le location, diciamo così, delle 3 mappe principali. Ovviamente un risalto particolare su quella dell'Asia, che è un po', diciamo, la novità principale, quindi discorso bufali, discorso risaie che peraltro già abbiamo visto da anni e anni e anni su varie mod, varie mappe moddate che mettevano appunto a disposizione le risaie con tanto di irrigazione obbligatoria, se non erro comunque c'era diciamo come risponde nella realtà l'irrigazione da fare chiaramente per il discorso delle risaie. E appunto qua coltiva il riso e inondare d'acqua i campi come abbiamo visto nel trailer. Coltiva 2 tipi di riso, spinaci e altre nuove culture, scegliendo tra oltre 20 in totale, quindi avremo più di 20 culture tra cui scegliere, e quindi ci saranno come novità, diciamo, il riso e gli spinaci. Bufali, quindi questi sono i bufali come novità, diciamo così, di allevamento, che ovviamente si andranno a unire a mucche, pecore, maiali, polli, cavalli e altro bestiame. Poi bisognerà vedere se aggiungeranno qualcosa, ma pare che a livello quantomeno di animali la novità principale siano i bufali. E qua ci potrebbe essere un'altra novità, perché ci saranno nuove catene di produzione, e anche qua, ragazzi, inutile dire che nel precedente Farming abbiamo visto produzioni di ogni tipo, sempre grazie alle mod, e missioni di costruzione. Non ho ben capito cosa c'entrino le missioni di costruzione con un simulatore agricolo. Qua bisognerà vedere, sinceramente non si può trarre conclusioni né positive né negative, bisognerà vedere un attimino cosa si sono studiati. Potrebbero anche starci missioni di costruzione, bisogna capire se non si vanno a discostare troppo poi da quello che è il lavoro agricolo, perché se un attimo sto a coltivare il riso e il secondo dopo andare a fare il muratore, che cacchio c'entra? Cioè, gioca Construction Simulator a quel punto, no? Quindi non lo so, questo è un grosso punto di domanda. Come detto, potrebbe essere una cosa molto positiva e molto interessante anche come variazione di gameplay, purché rientri ovviamente in un discorso di simulazione agricola. Quindi non so se le missioni di costruzione siano finalizzate alla nostra farm, quindi ok, ti costruisci un fienile nuovo, va bene, prendi, vai a prendere i materiali, lì ci potrebbe stare qualcosa simile a un Construction Simulator, tipo Farmer Dynasty, no? Non so chi ha seguito la serie di Farmer Dynasty, tra l'altro a breve dovrebbe uscire anche Farmer Dynasty 2, dove sì, facciamo lavori agricoli, ma costruiamo anche, ripariamo anche la nostra fattoria, quindi quello ci potrebbe anche stare come discorso. Questo, vabbè, bisognerà fondamentalmente vedere. Più macchine, e qua, vabbè, già penso lo si poteva immaginare, perché insomma in ogni farming ci sono tonnellate di mezzi assolutamente originali, ufficiali, aggiuntivi, oltre 400 macchine, articoli autentici di oltre 150 marchi internazionali. Qua abbiamo tutti i classici marchi. Quindi fondamentalmente possiamo sbizzarrirci tra l'agricoltura, silvicoltura, l'allevamento, eccetera, eccetera, ovviamente. Aggiornamento di campi e oggetti visivi. Quindi qua sono passati alla versione 10 del loro motore grafico. Senti una connessione più profonda con i tuoi campi e la natura grazie a un aggiornamento tecnologico generale con grafica e fisica migliorata, basate sull'ultimo Giants Engine 10, adatto al modding.
tra cui nebbia a distanza, come si può anche vedere da questa immagine, ombre migliorate, effetti meteorologici dinamici, sicuramente molto apprezzati, deformazioni del terreno e altro ancora. Allora, e qua deformazione del terreno, grande punto di domanda, enorme punto di domanda. Potrebbe essere terreno dinamico? Vediamo alla fine. Altre rivelazioni, ce la posso far parlare, e dettagli in arrivo, quindi va bene. Adesso poi il Pharmacom il 6 e 7 luglio e ok, quindi vedremo poi in quell'occasione se verrà detto qualcos'altro. Allora, questi sono degli screen di Farming Simulator 25. Io non vedo terreno dinamico, onestamente, non mi sembra terreno dinamico questo, ok? Che cacchio ho aperto? Non lo so, aspetta, come torno indietro? Tornami indietro qua, scusami un attimo, porcaccia miseria, aspetta, dammi qua, ok. Dicevo, non vedo terreno dinamico, vediamo un attimo se ci sono altri screenshot, qua si potrebbe vedere bene, io non vedo tracce. A me sembra il solito classico terreno di Farming Simulator, sinceramente. Magari più bellino, magari con qualche effetto in più, tutto quello che volete, ma non vedo nulla di dinamico, onestamente, in queste immagini. Qua abbiamo una sorta di fango in questa zona qua. Non lo so, come detto, qua parla di deformazione del terreno. Anche qua, per quanto con il passaggio insomma di questo macchinario, come vedete dietro, non sembra esserci traccia del passaggio dello stesso macchinario. Ora vediamo un attimino di capire quello che ci è stato detto. Novità, il riso, bla bla bla, i bufali, tutto bellissimo, il nuovo motore grafico, tutto figo, gli effetti meteorologici sicuramente, tutta l'atmosfera sarà tutto molto più bello e non ne dubitiamo su questo, mi fa un estremo piacere perché, ripeto, tutti i miglioramenti che ci sono da un farming all'altro vanno benissimo, ma per, diciamo così, per dare l'idea veramente di un nuovo capitolo ci vorrebbe un qualcosa di veramente nuovo rispetto agli altri capitoli, non un update grafico, non un update tecnico, non l'aggiunta di mappe, animali, macchine, catene di produzione, perché ribadisco ragazzi, tutte queste cose noi già ce l'abbiamo con le mod, quindi sinceramente avere oltre 400 macchinari va benissimo, ma io con le mod li ho migliorati sotto ogni punto di vista. Teniamo da conto anche questo, Farming ha sempre puntato sulla quantità di mezzi con numeri oggettivamente impressionanti. La realizzazione dei mezzi è spettacolare, indubbiamente, ma sono sempre modelli estremamente limitati. Non hanno mai interazione con nessun comando, non potete aprire una portiera, non potete accendere le luci fisicamente da dentro. Tutto questo viene invece fatto grazie alle mod. Le mod diciamo che mettono a disposizione trattori dove potete interagire su tutto, su ogni pulsante del cruscotto, sulle portiere, potete aprire le portiere, potete fare ogni cosa solo sulle mod, perché sui mezzi di default non potete farlo, potete entrarci, manovrare ovviamente le leve, insomma le cose manovrabili per agganciare altri attrezzi o quant'altro, ma non potete fare nient'altro. E quindi anche lì abbiamo dei modelli sicuramente fatti da Dio, ma finti, cioè che danno sempre quell'idea di finto perché non simulano nulla all'interno, non è mai interagibile niente, non c'è nessuna interazione con questi modelli, cosa che invece, ripeto, avviene attraverso le mod. E allora io mi domando e dico,
ma non è magari meglio fare qualcosina in meno numericamente parlando, ma renderlo decisamente più godibile a livello di giocabilità? Non è più bello entrare in un trattore col mouse, effettivamente girare l'interruttore per accendere la chiave, accendersi le luci coi bottoni? Cioè, ribadisco ragazzi, potranno sembrare cazzate, ma se io sto giocando a un simulatore è perché vorrei una simulazione. Ribadisco, se no gioco a Gran Turismo e fine della storia, cioè nel senso prendo un arcade e fine della storia, che caspita mi cambia? Ma se io non ho nulla di simulato, non ho il terreno dinamico, quindi non simula niente, ripeto, io ho provato, e lo sapete perché ve l'ho portato tanto sul canale, a giocare, e penso lo conoscerete tutti, a Kettle & Crop, progetto purtroppo abbandonato, creato dagli stessi modder che sviluppano mod per Farming Simulator. Ma io arare un campo su Kettle & Crop mi ci divertivo 200.000 volte di più che giocare 50 ore a Farming Simulator, ma perché era veramente una cacchio di sfida riuscire ad arare un campo senza rimanere impantanato. Se pioveva su Kettle & Crop tu ti facevi il segno della croce, perché soprattutto su campi come erano fatti in Kettle & Crop, estremamente irregolari, in salita, un campo così io sono rimasto impantanato decine e decine di volte, dovevo prendere un altro trattore, trainare il trattore impantanato, cioè era una cacchio di figata assurda. La gestione degli operai, tu assumevi un operaio, gli pagavi uno stipendio che era sempre quello, e poi programmavi tramite un calendario il lavoro e gli dicevi: fra una settimana, martedì prossimo, tu pigli quel trattore, mi vai a arare quel campo là, poi torni, prendi la seminatrice. Cioè programmavi ogni singolo lavoro. Questo è, a mio avviso, un cacchio di simulatore, ribadisco. Non sono sul trattore, premo un tasto, compare l'operaio che mi fa il lavoro. Anche lì, grazie alle mod, abbiamo degli operai che funzionano in maniera decisamente migliore, perché anche gli operai di default di Farming Simulator, diciamocelo francamente, hanno sempre fatto cagare. E questo purtroppo non è mai stata una cosa che hanno migliorato, cioè Farming Simulator prendi un campo leggermente irregolare, l'operaio va fuori di testa. E quindi mappe moddate era impossibile mettere l'operaio di default, perché bastava una mappa che avesse un campo triangolare, l'operaio partiva di testa, lo dovevate andare a recuperare in culogna, perché ovviamente usciva di testa e si bloccava ogni 10 secondi. Quindi, cioè, ribadisco, perché diamine la Giants, visto che ha tutti i mezzi, le risorse economiche e tecniche a disposizione, potrebbe fare un Kettle & Crop migliorato 8 miliardi di volte? Poi ripeto, vuoi tenere comunque il tuo simulatore anche arcade, ma va benissimo, fammi le impostazioni come già ci sono su Farming, che io posso decidere se attivarle o non attivarle, come l'aratura obbligatoria, come la calce, come il diserbante, tutte queste cose qua su Farming si possono disattivare per chi magari dice: io non c'ho voglia di simulare proprio tutto il realismo al 100%, escludo delle parti che non mi interessano. Quindi aggiungi cose, escludi semplicemente, dai un'opzione per escludere determinate cose, lasci il terreno dinamico, non mi voglio impantanare, escludi la possibilità che i trattori si vadano a impantanare in mezzo al campo. Cioè ce n'è di possibilità per migliorare questo simulatore e renderlo veramente un simulatore, anche perché ribadisco, basta che la Giants guarda l'utilizzo delle mod. Tutte le mod su Farming sono mod che ne aumentano il realismo, quindi se sono così utilizzate, scaricate, è perché la gente ti sta chiedendo un maggiore realismo, perché sennò le mod non le scaricherebbe nessuno. Tutte le mod che danno realismo al comportamento dei trattori, al fatto che i trattori slittano grazie alle mod, e la gente le installa e le usa, e perché la gente vuole questo tipo di difficoltà? Perché? Perché è una soddisfazione molto maggiore riuscire ad arare un campo che presenta delle difficoltà, che ti fa impantanare, che ti fa slittare, piuttosto che arare una tabula rasa che dopo due minuti ti fa due palle così, e chiunque di noi l'aratura la va a eliminare perché è una rottura di balle oggettivamente fatta così su Farming Simulator. Quindi non lo so ragazzi, la mia impressione purtroppo non è diversa da quella dell'anno scorso, per il, cioè di due anni fa scusate, per il semplice fatto che se ci fosse veramente
una novità così enorme e così richiesta come il terreno dinamico sui campi, credo che la Giants l'avrebbe scritto a caratteri cubitali sul sito, perché a quel punto avrebbe avuto veramente una quantità di gente superiore di 10 volte che avrebbe preordinato il gioco. Io per primo, anche se la Giants magari me lo manderà, io l'avrei preordinato giusto per supportarli, l'avrei pagato per intero se avesse messo una cosa del genere. E per non averla specificata, ma per aver messo semplicemente en passant la frase una maggiore deformazione del terreno, io non mi aspetto il terreno dinamico, io mi aspetto che il terreno si comporti magari leggermente meglio dei vecchi farming, ma nulla di più. Quindi ragazzi, che dire, questa è la mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente ribadisco, io sono un grande sostenitore di farming, vorrei vedere veramente un farming fatto come Dio comanda, e tutte le volte che c'è l'uscita di un nuovo farming ci spero veramente con tutto il cuore, ma perché, ribadisco, secondo me stiamo già parlando di un progetto della Madonna. Potrebbe veramente diventare qualcosa di più, potrebbe veramente ricoprire l'interesse di una fetta ancora più grossa di pubblico se solo avesse queste cose in più. Speriamo che prima o poi le mettano, secondo me non sarà il caso del 25. Mi ci gioco quello che volete, però io spero di sbagliarmi, ma secondo me non sarà così. Vediamo un attimo quello che sarà. Ovviamente quando ci saranno novità, a questo punto cercherò naturalmente di tenervi aggiornati. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate come sempre un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Vi ricordo ragazzi che se volete dare anche un supporto concreto al canale, come sempre sono attivi sul mio canale gli abbonamenti o il tastino grazie che trovate al di sotto di ogni video. Se mi volete offrire un caffè, molto volentieri lo accetto. Grazie della visione ragazzi, io vi saluto e ci becchiamo alla prossima. Ciao!